Il Movimento 5 Stelle solleva dubbi sull'attendibilità dei test rapidi effettuati in Abruzzo per contenere la pandemia, secondo quanto denunciato da Sara Marcozzi, capogruppo regionale del Movimento Penta Stellato. L'enorme dispiegamento di forze richiesto al personale sanitario, alla protezione civile e ai cittadini della nostra regione per mettere in piedi la macchina dello screening di massa con i tamponi rapidi sembrerebbe, alla luce dei numeri pubblicati, aver dato scarsi risultati. Il Movimento 5 Stelle intende far luce e chiarezza su questi test rapidi e sulla loro attendibilità? Sì, abbiamo ricevuto una segnalazione direttamente dai medici volontari che stanno effettuando questa campagna di screening con i test rapidi, quindi non con il tampone molecolare, che ci hanno segnalato un tasso di positivi bassissimo, troppo basso da trasformare, diciamo, l'ottimismo in preoccupazione, cioè se sono, e quindi come dire, considerare questi test rapidi probabilmente poco affidabili e con un risultato non veritiero che potrebbe portare dei pericoli. Destano non pochi dubbi, aggiunto ancora Sara Marcozzi, anche le forniture dei test antigenici rapidi utilizzati negli screening di massa da Regione Abruzzo. Avete richiesto l'accesso agli atti e presenterete una interpellanza urgente per far piena chiarezza? Sì, assolutamente sì, sono quattro le società dalle quali Regione Abruzzo pare essersi rifornita finora di questi test rapidi. Tra queste compare anche una società con sede a Roma, il cui amministratore unico è Michele Russo, che noi conoscevamo come imprenditore della comunicazione, non sapevamo che fosse anche, come dire, un rivenditore di test anti-Covid. Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle ricorda infine che il Ministero della Salute, con una circolare dell'8 gennaio del 2021, consigliava fra gli altri anche alle regioni l'utilizzo di test antigenici rapidi di seconda generazione con determinate caratteristiche e segnalava una piattaforma dove verificare requisiti minimi e qualità dei singoli test. Regione Abruzzo invece ha svolto un'indagine di mercato tramite l'ARIC per reperire dei test con sensibilità maggiore al 90%, quindi minore rispetto a quella raccomandata dal Ministero. Questo è un ulteriore elemento che ci fa dubitare, insomma, sulla validità di questa campagna di screening.